Si fa presto a dire riapriamo le RSA, le visite tradizionali. Non usa mezzi termini la presidente di ARAT, associazione che riunisce molte residenze sanitarie assistite della Toscana. Franca Conte definisce demagogica la corsa ai baci e agli abbracci nelle strutture che ospitano anziani fragili e fragilissimi. Gli ostacoli sono dovuti al fatto che, nonostante, cioè non è che il Covid è ancora ora sia così completamente assente, ci sono stati casi di nostri colleghi che sono stati nuovamente colpiti e quindi il pericolo c'è e gli ostacoli sono quelli della sicurezza. Noi dobbiamo tutelare la sicurezza degli ospiti, noi non è che possiamo così per demagogia, e in questi giorni si sta parlando tanto, dire si apre così, abbracci, baci, non è così, si riaprirà certamente, aspettiamo i dettami dalla regione, però abbiamo bisogno di avere comunque sicurezza per non correre rischi. Se sul fronte della vaccinazione sembrano superate le perplessità della prima ora da parte del personale, la quasi totalità si è immunizzata al virus, grossi problemi riguardano l'organico delle RSA. Se la regione non interviene, prosegue Conte, non si potrà andare avanti ancora per molto. Moltissimi problemi relativamente agli infermieri. Infermieri sono stati assunti a seguito di concorsi pubblici dalle ASL e dagli ospedali, quindi noi abbiamo problemi veramente seri, importantissimi, sugli infermieri. Non sappiamo, abbiamo già esposto i nostri problemi alla regione, eccetera, vediamo se qualcuno interviene per trovare una soluzione, perché è fondamentale per poter andare avanti, se no le RSA non possono procedere a lavorare.